Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi signori mi vedete in strada con una buona comparsa che ha fatto a tutti molto piacere. Come vedete oggi siamo insieme a Ivan Giussani, buongiorno, ciao a tutti. Siamo insieme a Matthew, ciao bro. E siamo insieme a Spavald che come vedete mi ha rubato il TMino. E in particolare oggi stiamo andando a fare un girettino che io con il K ancora non ho mai fatto. Tra poco fermiamoci che lo metti nell'interfono, va bene? Io oggi pomeriggio voglio vedere. Bro, devi mettere il navigatore. Qua che spaccia patatine questo, mannaggia. 23 km. Ma come c***o te lo sei messo l'interfono? Maraglia, ma c'è l'interfono tutto smonco. Guarda, quelli sono tutti i cavi per il microfono. E dall'altra parte c'è l'interfono. Non è che se l'hai infilato nelle orecchie, raga. Ce l'ho tipo sul collo. Benvenuti in questa nuova puntata di Come si fa miscela? Ma io sono giustificato, al panicale non la faccio. Io squarna ho il misceratore automatico, io mettiamo dentro e basta. Butti dentro, non so, sono 5 litri per dire, 2%. Vai dove c'è il 5 litri, questa qua. Vuoi il consiglio? Falla tu. No, ascolta, fai tu però, sai, vai, 5 euro ci stanno tutti. Il fatto che non la vedo è preoccupante? Forse per dopo. Ok, hai messo 3 litri, 2%, sì. 3 litri. Due tacchette. Check. Ancora una. Scusa, non stava qua. Stava poco più del 10. Sei sicuro? No. Check. Vai. Ancora. Perfetto. Come fare miscela con Spavald? Allora, raga, abbiamo appena fatto benza. Io ho fatto una cosa che Spavald non noterà mai perché gli ho chiuso la benzina. Una bella sbacioccata ora. Madonna. Ma no, ma così mi svegli. No, ma mi stai svirginando il parastelo. Sei svitata. Gli ho chiuso la benza. Scusa, questa che cos'è? È il rubinetto. Ma così già sta sulla riserva? No, te l'ho aperta. E quando la fai la tieni chiusa. Vabbè, amo dato. No, bro, no. Ah, io rimango dietro di lui, raga, che voglio vedere quando gli si chiude. Cosa è successo, bro? Cosa è successo? Perfetto ragazzi, siamo arrivati ufficialmente in Zambla. Sono veramente delle belle curve per cui non vedevo l'ora di farle. Lasciamo passare il TMino che ovviamente tira delle fumate che raga fanno impressione. E lui la fonte di inquinamento del mondo. Che tra l'altro mi fa straridere vederci sopra Spavald perché lui è bello grosso. E sul TMino praticamente va a comprimere tutto il mono posteriore. Cappino di Ivan è in arrivo. Prima volta che lo vedo dal vivo praticamente fatto. Diciamo che forse il più penalizzato oggi è Matteo. Ma noi tutti con i motard ci divertiamo. C'è una cosa che un po' mi preoccupa di Zambla, che se non ricordo male c'erano un paio di semafori che scattavano in base alla velocità ed erano proprio infami perché praticamente ti facevi le curvettine e ti partiva il semaforo. Che sound, mamma mia. Madonna mia. Eccolo, è questo qua il semaforo di cui parlavo, raga. Sto utilizzando comunque un bel po' il cambio elettronico in cambiata. Di solito, come sapete, non lo prediligo, ma per scalare qua devo dire che è bello comodo. Bello qua con i sassolini, bella lunga la curvona. E si apre. Quello lì non vorrei usare, ma potrebbe essere un punto famoso. Per pochissimi. Che bello rivedere comunque un cappino in strada. Era da un sacco di tempo che non facevo un giro con un K125, raga. Attenzione, TMino in curva. Sporcami tutto di miscela, bro. Adesso qua arrivano le curve più carine di Zambla. Sinistra, destra e penso che ora, se la mia memoria non inganna, ci dovrebbe essere un bel destrone che è proprio un bel tornantino. Vi dirò, raga, che me la ricordavo anche più corta Zambla. Invece è bella lunghina. Eccolo qua il curvone di cui vi parlavo. Orco Diaz. Eccolo qua il curvone, raga. Sì così giù. E siamo qui con le ultimissime curve di Zambla. E siamo arrivati. Fantastico. Raga, devo far benzina. Giuro.
Del TMino cosa dici? Dammi un feedback su questa moto. A parte che sono innamorato del sound, devi sempre tenerla in coppia. Sì, è vero. È difficile arrivare in curva e cercate di farla stare il meno possibile senza gas. Eh sì, per il freno. Comunque qua mi piace notare che questa qua è letteralmente una targa divisa in due pezzi. E con un capolavoro di ingegneria praticamente vai in giro con una targa che sembra normale. Questa qua è la stessa targa un po' di giorni fa. Ora è così. Dammi un pugno, dammi... Bravo, 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 bravo. Ti vedo in difficoltà, bro. Perfetto, signori, siamo nuovamente in strada. Come vedete, il mio TMino è stato dato in mano a Matteo, mentre Spavald si è preso il bestione di Matthew. Cioè, si sono scambiati le moto sostanzialmente, mica complicata la cosa. Abbiamo optato per dirigerci verso Selvino, che faremo però con una strada che avete visto forse un paio di volte sul mio canale, pochissime, non la solita. Per poi andare tutti insieme a mangiarci un panino, voi sapete dove, perché non abbiamo molta fantasia. Nel frattempo io, raga, per davvero non ho più la benza. Sapete che quasi quasi, ragazzi, mi metto la moto nel selettore mappature 1. Ok, così è leggermente più fluida, un po' meno rabbiosa e magari mi consuma un po' meno benza, visto che comunque abbiamo una trentina di chilometri da fare prima di arrivare appunto dove vogliamo. Non so quanto senso abbia, ma mi sembra che la moto abbia un sound migliore in mappatura 1. Ma perché? Ma non ho mica capito. Mi hanno abbandonato, devo far benzina io. Mi avete abbandonato. Questo qui, raga, è un posto spettacolare, veramente. Adesso c'è tutta una zona nella quale passiamo sotto questa montagna rocciosa così. Ed è una cosa che ogni volta che ci passo mi piace un sacco. Ok, ci stiamo attaccando alla parte di Selvino. Ritiro quello che ho detto prima, perché in realtà queste curve non le ho mai fatte nemmeno io. Da questa parte non ci sono proprio mai passato. E quindi ritorniamo a fare un po' di curvettine. Che belle, però. Mi sembrano tutte anche più adatte magari ad una sportiva rispetto che a un motard. Non mi sembrano poi così strette, mi sembra tutto abbastanza lunghino. Guarda come se lo scanna il mio TMino, lo sta sturando per bene. Ma che spettacolo! Ma che bella! Veramente? Ma va, non l'ho mai fatta io sta strada. Beh, è stupenda, bro. Nella mia ignoranza, veramente, io non ero mai passato da questa strada. Pensavo che fosse solamente una strada di collegamento. È veramente carina. È allucinante quanto a lungo c'ha sta moto. E siamo arrivati a Selvino. Spero abbiate apprezzato magari qualche onboard solo sound. E adesso torniamo a casa. O meglio, andiamo a mangiarci un bel paninozzo. Ok, questa strada dovrebbe già tornarvi familiare e tornarmi familiare. Cioè, non ho parole, veramente. Capisco che è un mezzo abbastanza grosso, ma come si farà a fare una curva in quel modo lì? Devo dire che oggi Spavald l'abbiamo abbastanza viziato con i giri, nel senso che tra un passo e l'altro, una curva e l'altra, è venuto fuori veramente un bel girone. E in particolare poi il mio TMino se l'è goduta. Cioè, il mio bro ha finito i freni praticamente, non ce li ha più. E con la fine del passo di Selvino, signori, io direi che ci possiamo salutare. Bella, bro. Ci becchiamo. Ragazzi, siamo arrivati a casa dopo la mangiatina che non ho vloggato perché eravamo veramente morti. Il suo TM mi devasta. Ti devasta? Sì. Grazie mille a Spa. Rivallo. Grazie mille a Spavald per essere venuto da Roma per farci questo girettino, per essere ospite a Zona Rossa TV. Grazie Ivan, anche se io e te adesso dobbiamo registrare altre cose. Ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo in un prossimo video e adios. Yeah.